Cari amiche ed amici di Pescanet, benvenuti ad un nuovo video di pesca nel più puro stile British, come piace a me. I nostri video da alcune settimane sono presenti anche su un'altra emittente nel web, dal nome Starfishing TV, e colgo l'occasione per salutare tutti, e in particolare Alex Losa, per avermi dato questa grande possibilità. Il nostro pubblico quindi si amplia. Stiamo pescando a ledgering, come ho detto prima, una tecnica che nasce in Inghilterra, della quale io sono veramente patito. Ma diversamente dai video che sono presenti sul nostro canale, oggi lo stiamo facendo con una particolarità, ovvero stiamo utilizzando il power gum e quindi una struttura molto più delicata rispetto a quella dell'antitangle. E con questo video cercherò di spiegarvi come affrontare la pesca a ledgering di carpe di medie dimensioni che si aggirano tra il chilo e 2 kg attraverso un nuovo sistema che potrete poi reperire in rete. E poi completeremo il tutto con una panoramica delle catture effettuate nella giornata. Iniziamo a pescare. Sull'amo, anziché mettere dei chicchi di mais, che è vero che sono specifici per le carpe, però noi vogliamo provare a pescare nel modo più leggero possibile, ci mettiamo dei bigattini. Mettiamo un primo bigattino, un secondo, un terzo, facciamo un innesco quasi a bandiera. Dopo aver caricato l'amo con i bigattini, dobbiamo fare lo stesso con il pasturatore. Questo è un pasturatore di 15 grammi, pasturatore a gabbietta, cage feeder. Io ho preparato un po' di pastura, questa è una pastura gialla con del bastoncino, un po' di mais e qualche bigattino. Dobbiamo caricare il pasturatore in questo modo. Premiamo poi con le dita per caricare il pasturatore. Poi dobbiamo lanciare. Uno dei consigli che do sempre nei miei video è quello di prendere dei punti di riferimento. Questo perché se noi lanciamo in punti diversi durante la stessa giornata, non riusciamo a creare un tappeto di pastura, un cosiddetto letto vero e proprio di sfarinato che possa attrarre le carpe nel modo migliore. Io da stamattina sto pasturando sempre dinanzi a me, cioè il punto di riferimento è una casetta, e quindi nel fare il lancio tenderò comunque a guardare questa casetta, in modo tale che la parte finale del lancio sarà proiettata verso di essa e pescherò sempre nello stesso punto. Attendiamo che il pasturatore vada poi a posizionarsi sul fondo, lo notiamo dall'improvviso calo di tensione che si avverte sul monofilo, e appoggiamo la canna sui sostegni del nostro paniere. We'll be right back.
spostato una variante del ledgering classico che avevo spiegato nel video di settembre presso il lago Locone. Qui al San Giuliano i pesci sono un po' più sospettosi rispetto alle acque libere che abbiamo in Puglia. E l'ho notato dal fatto che mangiano sul fondo con delle montature ultralight rispetto alle classiche standardizzate con l'antitangolo e pasturatori anche di 30 grammi. La variante applicata questa mattina è composta da un terminale, siamo sui 30-40 cm a vostro piacere, dello 0,12 con un amo molto piccolo, un amo del 14 a gambo corto. Poi c'è il sistema, lo chiamano helicopter perché effettivamente è un sistema nato in Inghilterra ed è stato poi applicato al resto delle acque europee e nasce da un concetto originario del ledgering proprio dalla Gran Bretagna. Quindi quando dico British non è per sembrare figo, ma perché queste tecniche le spiegano spesso sui giornali inglesi e poi sono importate da giornalisti italiani attraverso la letteratura di settore. Dicevo, questo è il sistema del helicopter ed è costituito da uno spezzone di power gum di una quindicina di centimetri, un power gum standard, né troppo rigido né troppo molliccio, sul quale poi sono adagiati delle piccole perline, perline fermanodo, e queste qui poi permettono il movimento di un pasturatore che si muove appunto come un elicottero, quindi gira su se stesso ed è fermato poi da questo piccolo fermafilo in silicone di colore giallo. Thank you.